Peki Game presenta. Il primo Katamari è stata una piccola rivoluzione nel mondo dei videogiochi su console. Mi sembra strano ricordare come erano le cose prima del 2004, ovvero l'anno in cui Namco aveva pubblicato Katamari Damacy. Se ti ricordi, in Europa e in America non capitava spesso di vedere dei giochi così strani su console, e quasi nessuno poteva vantare il successo di critica e di pubblico che ha poi ricevuto Katamari. Tanto per capirci, anche delle riviste generaliste come il Time hanno pubblicato degli articoli pieni di complimenti per questo gioco pazzo e colorato. Se hai già visto gli altri video di Gekigemu dedicati ai giochi alternativi per console e PC, allora sai che il più delle volte questi sono giochi molto molto sottovalutati e finiscono per rimanere dimenticati dalla maggior parte dei giocatori. In qualche modo invece, nel 2004, Katamari Damacy è diventato un gioco cult, un successo molto molto più grande di quanto avesse immaginato Namco quando aveva approvato l'idea strana di Keita Takahashi. Keita è il designer che ha creato il mondo e i personaggi di Katamari, e la sua storia è una di quelle che mi piace raccontare in questa serie di mini documentari su personaggi meno conosciuti del mondo dei videogiochi. Takahashi era finito a lavorare per Namco un po' per caso, dopo che aveva finito di studiare alla Musashino Art University, vicino a Tokyo. Negli ultimi anni ha creato altri giochi fantastici come Nobby Nobby Boy e Wattam. Oggi Keita è considerato dagli appassionati come uno dei game designer più originali e interessanti, anche se rimane ignorato a confronto di personaggi più famosi come Hideo Kojima o anche Yoko Taro. Devo dire che la vita lavorativa di Keita non è stata molto facile. Anche per colpa del successo di Katamari, ha pensato più volte di abbandonare per sempre il mondo dei videogiochi. Ecco, in questo episodio di Fuori Orario Videoludico vorrei raccontarti la vita di Keita Takahashi, vedere insieme tutti i giochi pazzi che ha inventato oltre a Katamari e scoprire un po' del suo immaginario videoludico. Mi serve un po' di tempo per raccontarti questa storia. Se l'argomento ti interessa, metti pure il video nei preferiti così te lo guardi a pezzi in più giorni. In ogni caso, buona visione. Una delle cose che ti colpiscono di più quando vedi le ultime interviste di Keita è che sembra quasi all'opposto di quello che ha reso famosi i suoi giochi. Se Katamari, Nobby Nobby Boy e Wattam sono una continua esplosione di colori, momenti frenetici e musichette allegre, Keita, al contrario, sembra una persona molto silenziosa, pessimista e anche un po' asociale. Non gli piace molto parlare con le persone e durante le interviste quasi non risponde alle domande dei fan. Nelle sue poche risposte ammette di avere una visione pessimista del mondo, non solo per il mercato dei videogiochi in continuo declino creativo, ma anche per la società consumista e violenta in cui viviamo. Questa fredda consapevolezza lo rende schivo e diretto nelle sue accuse. È come se lo spirito allegro e pieno di immaginazione di Keita venga incanalato completamente nei suoi giochi e nei suoi disegni, perché fatica un po' a trovare la stessa fiducia e spensieratezza nella realtà che lo circonda. Probabilmente le delusioni in cui è caduto in passato hanno contribuito a questo modo di combattere contro il male del mondo. Keita ricorda che da piccolo giocava molto con il suo Nintendo Famicom, tanto da essere ingrassato perché stava sempre seduto davanti alla TV. Sembra che i giochi fossero un modo per scoprire nuove realtà fantastiche che faticava a condividere con gli altri bambini. Crescendo però si è reso conto che non c'erano molti giochi originali in grado di sorprenderlo, gli sembravano un po' tutti uguali e noiosi. Col passare degli anni ha poi smesso di giocare e per trovare nuovi mondi immaginari ha deciso di entrare nell'Accademia d'Arte dove ha studiato scultura.
che Ita ha sempre amato disegnare e giocare con gli spazi che lo circondano, però in accademia ha capito che non gli interessava quella cosa che tutti chiamavano arte. Per lui l'arte è una parola un po' boriosa, inventata dalla gente ricca per dare valore a cose poco utili. Le sculture che doveva fare in classe gli sembravano poco interessanti da costruire, quindi ha pensato di dargli delle funzioni utili e divertenti per la vita di tutti i giorni. Ad esempio ha fatto un tavolino che si trasforma in un robot, oppure un vaso per i fiori a forma di capra con l'acqua in eccesso che gli esce dal pene. Quando ha presentato le sue creazioni in classe, il professore e i suoi compagni si erano messi a ridere tutti contenti. A Keita sembrava quindi di essere sulla buona strada. Voleva creare qualcosa di divertente per regalare un po' di felicità agli altri. È proprio questo l'evento che ha cristallizzato il suo senso dell'umorismo e l'estetica un po' bizzarra, che hanno poi plasmato anche il suo immaginario videoludico. Ci sono alcune tematiche principali che manifestano lo stile dei giochi di Keita Takahashi. Come hai visto, uno dei suoi obiettivi è quello di far divertire le persone nella loro vita quotidiana. Questa volontà si materializza esteticamente nel suo character design inconfondibile, partendo dal principe di Katamari fino al sindaco di Wattam. Questi personaggi colorati e buffi ti fanno sorridere solo a vederli. Con poche linee riescono davvero a comunicare un senso di allegria ancestrale. Lo stile di disegno è molto simile a quello del suo amico Takashi Kuriara, un designer con cui ha lavorato sul primo Katamari. Immagino che i due si siano influenzati a vicenda nella ricerca di personaggi sempre più strambi e demenziali. Kuriara ha poi disegnato Cornigule, un manga davvero fantastico che ti avevo già consigliato nei video sui fumetti dimenticati. Oltre all'estetica, i giochi di Takashi hanno anche un grande senso di giocosità. Questa sensazione è dovuta sia alla fisica del mondo digitale, sia ai controlli non convenzionali, che alla libertà di sperimentare e interagire liberamente con gli oggetti e personaggi dello scenario. Ad esempio, in Katamari si usano i due stick analogici in parallelo, oppure nel suo gioco Tenya Wanya Teens hanno costruito un controller customizzato con pulsanti luminosi che cambiano colore durante la partita. Giocare nei mondi digitali di Takahashi è un po' come tornare bambini, ti diverti a toccare tutto quello che vedi con curiosità. Un'altra tematica che trovi nel suo immaginario è l'esplorazione dimensionale. Ad esempio in Katamari rotoli nel mondo per espandere sempre di più la tua palla di oggetti. Inizi il gioco raccogliendo delle matite in una piccola stanza e poi finisci a raccogliere i continenti di tutta la Terra. È praticamente un'esperienza di level up delle proporzioni spaziali e un po' anche una parodia del consumismo che riunisce le popolazioni mondiali. Anche Nobby Nobby Boy è incentrato sull'espansione dimensionale. Allunghi il protagonista a piacere e poi questa lunghezza è sommata tra tutti i giocatori del mondo per creare un collegamento universale attorno a tutto il sistema solare. Praticamente l'introspezione e il pessimismo di Keita vengono sublimati nei suoi giochi. Sono un po' un tentativo ludico di riconnettersi a tutte quelle persone lontane, a quel mondo decadente che accusa nella sua realtà. In questi mondi immaginari raccogli e abbracci ogni atomo fisico per dare una speranza di amicizia e pace universale. Come ha detto Keita durante un'intervista, lui si impegna a fare giochi stupidi in modo molto serio. Quando Keita ha finito l'Accademia d'Arte nel 1999, non sapeva bene dove cercare lavoro. Visto che il suo sogno era quello di regalare un po' di felicità alle persone, ha ripensato a quando era piccolo e si divertiva con il suo Famicom. Forse i videogiochi erano un buon modo per portare un po' di allegria in tutto il mondo. Proprio in quegli anni Sony stava per pubblicare la sua PlayStation 2. Uno dei primi giochi presentati si chiamava Densen ed era il nuovo progetto di Kiyoshi Sakai, ovvero il padre della serie di Umihara Kawase. In Densen la protagonista si muoveva sui fili dei pali della luce usando un appendino per vestiti, trasformando oggetti e ambientazioni quotidiane in qualcosa di strano e straordinario. Purtroppo Densen non è mai uscito, è stato cancellato pochi mesi dopo. Però Keita aveva visto le foto del gioco su qualche rivista e ne era rimasto molto molto colpito. Finalmente aveva trovato un nuovo gioco abbastanza strano da renderlo interessante e se Sony stava per pubblicare qualcosa del genere, forse c'era spazio per altri giochi originali.
Densen gli fece anche intuire come il mondo attorno a lui potesse trasformarsi in un videogioco. Senza saperlo, Sakai è stato una delle influenze più grandi per la creazione di Katamari Damacy. È sotto questa luce che puoi capire perché Keita ha mandato il suo curriculum a Namco per provare a entrare anche lui nel mondo dei videogiochi. Tra il 1999 e il 2000, Takahashi inizia a lavorare per Namco, assunto come artista per disegnare illustrazioni e concept art. Sembra che al suo capo fossero piaciute le strane sculture che aveva fatto a scuola e pensava che avesse del talento per creare qualcosa di originale per i loro giochi. Purtroppo come artista non aveva molta libertà di inventare qualcosa di nuovo, oltre a quello che gli chiedevano di fare. Dopo un paio di anni Keita si era già stancato di fare quel lavoro e non vedeva molto spazio creativo. I giochi sviluppati da Namco gli sembravano un po' tutti uguali e noiosi. La leggenda narra che a un certo punto il capo dello studio Namco gli ha dato il permesso di inventare un nuovo gioco perché Keita si rifiutava di lavorare su tutte le altre cose che gli proponevano. Tra le tante idee immaginate da Keita c'era anche una specie di gioco di go-kart in cui distruggevi i palazzi della città andandoci addosso. Però alla fine il progetto approvato è stato quello che verrà poi chiamato Katamari Damacy. Con un budget molto molto basso rispetto agli altri giochi sviluppati da Namco e con solo 20 persone nel team, verso la fine del 2001 inizia ufficialmente lo sviluppo su PlayStation 2. Ci vorrebbe un video intero per analizzare tutto il fascino di Katamari Damacy, partendo dal suo stile fino alle sue musiche favolose. Il gameplay, semplice e immediato, è un punto fondamentale della filosofia ludica di Takahashi. I dirigenti Namco gli avevano suggerito di inserire meccaniche diverse per rendere il gioco più lungo e vario. Però lui non voleva qualcosa di più complesso e quindi ha fatto finta di niente e ha continuato con la sua idea. L'obiettivo principale è quello di rotolare il tuo katamari per raccogliere oggetti, aumentare di misura e quindi raggiungere una certa grandezza entro il limite di tempo. Keita avrebbe voluto rendere il gioco ancora più libero e rilassante, senza conti alla rovescia per completare l'obiettivo. Gli sarebbe piaciuto creare un parco giochi digitale dove muoversi e interagire a piacere con il mondo strano che lo compone. Alla fine ha dovuto inserire almeno il tempo limite nei livelli per dare un obiettivo preciso alle missioni e rendere possibile il fallimento allo scadere del tempo. Questo gameplay ripetitivo dei livelli in Katamari Damacy è stata una delle critiche che si leggevano nelle recensioni, però questa scelta consapevole lo rende l'unico capitolo così immediato e diretto. Ormai ci siamo abituati alla saga di Katamari e ogni nuovo episodio è meno rivoluzionario rispetto all'originale. Per capire il suo valore nel 2004 ti basta vedere la prima presentazione americana del gioco. Qui i giornalisti che partecipavano all'evento erano sbalorditi dal suo concept e dai suoi personaggi. Ridevano tutti contenti e hanno chiesto a Keita come fosse possibile che qualcuno gli avesse dato il permesso di creare un gioco così strano. Nel 2004 Katamari è stato il simbolo dell'interesse verso i giochi originali che potevano nascere solo in Giappone. Era un insieme perfetto tra estetica, umorismo, gameplay e musiche, che lo rendevano un emblema da supportare con orgoglio per una certa generazione di videogiocatori. La colonna sonora leggendaria è stata composta grazie alla partecipazione di tanti gruppi giapponesi indipendenti, un po' anche per risparmiare rispetto alla scelta di gruppi più famosi. Le canzoni di Katamari Damacy sono figlie del nuovo fermento musicale nato tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Questa ondata artistica era conosciuta come Shibuya Kei, uno stile musicale polimorfo che mischiava elettronica, swing, funk e tanti tantissimi altri generi, diffuso negli ambienti un po' underground grazie a gruppi ormai cult come i Pizzicato 5 e le Cibo Matto. Ti avevo già parlato del concetto di Zeitgeist nel video su come Undertale sia diventato popolare tra i giocatori di oggi. Allo stesso modo, Katamari Damacy aveva cavalcato lo spirito del suo tempo, incontrando i gusti estetici, umoristici e musicali della sua generazione di videogiocatori. Alla fine il gioco ha venduto più di 700.000 copie. Keita ricorda di aver pensato che se un gioco così semplice come Katamari poteva essere apprezzato così tanto anche in Occidente, forse il mondo non era poi così male.
Nel giro di qualche anno, Katamari Damacy è stato accolto con interesse anche nei musei, ad esempio quello di arte moderna di New York. Namco ha subito raccolto questi complimenti internazionali come prova della loro creatività, però è stata proprio Namco a decretare il declino di Katamari nella sua ripetizione commerciale. Keita Takahashi lo aveva concepito come forma di protesta originale contro i seguiti tutti uguali e noiosi, e dopo il primo gioco avrebbe voluto cominciare qualche nuovo progetto creativo. Namco però aveva altri piani. Viste le vendite del primo gioco e la spesa molto bassa per svilupparlo, Katamari era diventato un modo facile per fare soldi. Per i dirigenti Namco sembrava giusto pubblicare altri Katamari e quindi guadagnare ancora più soldi. Takahashi all'inizio si è rifiutato di lavorare su questo seguito, però Namco gli ha detto che lo avrebbe fatto comunque con o senza di lui. Per questo Keita ha ceduto. E non volendo deludere i fan del primo Katamari, si è messo al lavoro su We Love Katamari, sempre per PlayStation 2. Purtroppo si è ritrovato presto a lavorare su qualcosa che lo faceva stare molto molto male. In alcune interviste Keita ha poi raccontato di come in quel periodo fosse caduto in un oblio fatto di stress e delusione. Sforzandosi per terminare un progetto che aveva iniziato a odiare, We Love Katamari viene poi pubblicato da Namco nel 2005. Praticamente solo un anno dopo il primo capitolo. Il gioco usa lo stesso stile gameplay, con il principe di tutti i cosmi che rotola e raccoglie oggetti per i vari livelli. Hanno solo aggiunto qualche obiettivo diverso per dare l'impressione di una piccola evoluzione. La buona notizia è che We Love Katamari è stato pubblicato anche in Europa, diventando un grande capolavoro per chi non aveva ancora giocato l'originale, che era rimasto solo in Giappone e Stati Uniti. Purtroppo l'incubo di Keita Takahashi non si è fermato al secondo gioco e Namco aveva già in mente tanti tanti altri seguiti. Nel giro di pochi anni hanno pubblicato Katamari su PSP, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita e poi anche su cellulare. È stato un grandissimo insulto verso tutta l'originalità e l'immaginazione che aveva dato vita a un piccolo gioco rivoluzionario. Dopo We Love Katamari, Keita si è rifiutato in ogni modo di continuare la serie. Tutti i capitoli pubblicati dopo la PlayStation 2 sono stati sviluppati da Namco senza la sua approvazione. La scelta commerciale di Namco è stata quindi il declino di un gioco che un tempo era simbolo di originalità e fantasia, ormai diventato una parodia di se stesso nella ripetizione sempre uguale delle sue meccaniche. Gli ultimi episodi di Katamari non hanno avuto lo stesso successo del primo, però rimane una serie su cui Namco può spendere pochi soldi assicurandosi comunque delle buone vendite. Keita ha detto di non aver mai giocato gli altri Katamari e non vuole neanche vederli. È troppo spaventato e deluso per come hanno trasformato il mondo originale del re di tutti i cosmi. Per Keita i videogiochi sono qualcosa di superfluo e per dargli valore devono esprimere un'anima punk, un qualche spirito rivoluzionario contro il sistema prestabilito. Un bel gioco dovrebbe rispettare la curiosità del giocatore per regalare sorprese inaspettate. Senza la libertà di fare qualcosa di nuovo e originale, Keita preferirebbe smettere per sempre di creare videogiochi. I rapporti tra Namco e Takahashi avevano già iniziato a rompersi in modo irreparabile. L'azienda comunque sapeva di poter sfruttare ancora l'immaginazione di Keita e quindi gli ha dato il permesso di lavorare su un nuovo progetto. Il risultato è stato Nobby Nobby Boy. Era stato annunciato per la prima volta nel 2007, durante una presentazione Sony per la sua PlayStation 3. Purtroppo per colpa dei conflitti interni tra Namco e Keita e per i problemi tecnici con lo sviluppo su PlayStation 3, il team ci ha messo 4 anni a pubblicare il gioco ed è uscito solo in digitale su PlayStation Store, senza comunque riuscire a completarlo. Takahashi ha detto che hanno rilasciato solo il 30% di quello che aveva pianificato, tante idee e meccanismi che aveva in mente non sono mai stati sviluppati. Come vedi nel video, il concept e lo stile di Nobby Nobby Boy seguono a pieno la semantica takahashiana. Nel gioco non hai obiettivi o scopi precisi. Ogni volta che inizia una partita viene creato casualmente un piccolo mondo pieno di personaggi e oggetti strani, e tu puoi interagire mangiandoli o allungando il protagonista che si chiama Boy. Praticamente è un piccolo parco giochi fantasioso dove giri liberamente col tuo personaggio per creare situazioni sempre più strambe e imprevedibili.
Il sistema di controllo segue la fisicità già vista in Katamari, piegando i due analogici in direzioni opposte a lunghi boi, e lo fai muovere su e giù per il livello. Il fascino del gioco è proprio quello del suo concept libero, che si rifiuta di dare obiettivi precisi al giocatore. Lascia grande spazio alla tua immaginazione e al piacere giocoso di ogni bambino. Quando hai finito di giocare, puoi inviare online la lunghezza che hai raggiunto con Boy, e questa misura viene registrata in una classifica che somma tutti i giocatori del mondo. Questa somma fa poi allungare un altro personaggio del gioco che si chiama Girl, per farla allontanare dalla Terra fino ad abbracciare tutti i pianeti del sistema solare. In pratica, Nobi è un grande gioco multiplayer di collaborazione interplanetaria. Il concept libero senza obiettivi di Nobi Nobi Boy lo rende molto molto simile ad alcuni giochi sperimentali che ti avevo raccontato nel video dedicato al team Artlink. In particolare si avvicina alle idee videoludiche di Kazutoshi Iida, un altro game designer rivoluzionario e fin troppo dimenticato. È proprio lui che aveva creato dei giochi aperti come Aquanauts Holiday e Tale of the Sun, dove esplori liberamente un oceano oppure un mondo preistorico per poi raggiungere il sole. Purtroppo, come capita in questi casi, l'idea sperimentale di Nobi non ha avuto molto successo. Il gioco è troppo astratto per il giocatore medio, ha ricevuto voti bassi nelle recensioni e ha venduto pochissimo. Visto il fallimento del progetto, Namco non ha permesso a Keita di continuare a svilupparlo, non sono stati fatti altri aggiornamenti e lo hanno lasciato morire senza nuovi contenuti. Takahashi ha detto più volte di essere dispiaciuto per non essere riuscito a completare tutte le idee immaginate per Nobi Nobi Boy, però è contento di aver pubblicato un gioco senza obiettivi precisi che si può giocare all'infinito. Qualche recensione l'ho criticato dicendo che questo non è neanche un vero videogioco. Naturalmente Keita non è d'accordo. Non dovrebbero esistere definizioni o leggi assolute che decidono cos'è un gioco e cosa invece non lo è. Gli sviluppatori e i giocatori dovrebbero essere liberi di creare e giocare qualsiasi tipo di opera interattiva, senza cercare per forza un obiettivo da completare o un finale da raggiungere. Keita è rimasto deluso nel vedere come i giochi siano ormai un altro oggetto economico di consumo, perdendo la spontaneità del divertimento nell'interagire con qualcosa di interessante. Questa difficoltà nel recepire un'idea al di fuori degli schemi classici limita molto le possibilità creative di un videogioco. Dopo 6 anni dall'uscita di Nobi Nobi Boy e qualche miliardo di chilometri di allungamento, Girl è riuscita a completare il giro del sistema solare e quindi a tornare sulla Terra. A questo punto nel gioco si è sbloccata una lettera che sembra scritta dallo stesso Keita Takahashi. Nel testo si parla di libertà personale, di come il mondo dei videogiochi sia chiuso e limitato da regole ben precise e come sembri invece bello il mondo reale con la sua libertà di fare quello che si vuole. È una lettera molto commovente e scritta con il cuore. Ci trovi tutte le emozioni, la filosofia esistenzialista del suo creatore, un modo per esorcizzare le difficoltà e le delusioni che ha incontrato lavorando a Namco. Purtroppo Nobi Nobi Boy è stato pubblicato solo in versione digitale su PlayStation Store e da qualche mese è stato rimosso dal negozio. In pratica o lo hai già comprato qualche anno fa oppure non lo puoi più giocare, almeno legalmente. Se non verrà ripubblicato in futuro potrebbe essere uno di quei casi in cui la pirateria è l'unico modo per salvare un gioco perduto. Questo però è un discorso lungo di cui ti avevo già parlato nel video su giochi usati e pirateria. Dopo tutte le discussioni con Namco e le delusioni del mercato videoludico, Keita Takahashi si è stancato di fare videogiochi. Durante le interviste fatte in quegli anni, Keita criticava apertamente i suoi datori di lavoro ed era chiaro che la cosa non sarebbe durata ancora per molto tempo. Takahashi stava cercando di capire cosa voleva fare davvero nella sua vita. Come scritto nella lettera di Girl, questa vita ha senso solo se hai la libertà di fare quello che ti fa stare bene. È proprio nel 2009 che Takahashi accetta la proposta della città di Nottingham per aiutarli a creare un parco giochi.
È in questa città che ogni anno viene organizzata la Game City Conference, un evento dedicato a videogiochi sperimentali e creatori indipendenti. Qualche anno prima, durante la sua conferenza, Kate aveva detto un po' per scherzo che gli sarebbe piaciuto progettare un parco giochi, un luogo fisico di divertimento a disposizione di tutti. Gli inglesi devono aver preso la sua idea molto sul serio e qualche anno dopo gli hanno affidato ufficialmente l'incarico. A quel punto Namco probabilmente vedeva Keita come un personaggio scomodo, che si rifiutava di seguire le loro richieste e non era riuscito a creare un nuovo gioco di successo. Hanno quindi lasciato andare Keita in Inghilterra per un paio di mesi, il tempo che gli serviva per studiare la città e inventare il suo progetto. Il risultato è stato una serie di disegni favolosi, che mostrano dei giochi più o meno realizzabili, delle strutture piene di immaginazione che probabilmente avrebbero ucciso la metà dei bambini che ci salivano sopra. Ci sono delle torri da scalare alte decine e decine di metri, delle specie di fionde giganti, degli scivoli infiniti e delle altalene sociali. Dopo aver rinnegato la scultura e l'arte fisica da giovane, le delusioni del mondo virtuale hanno fatto riscoprire a Keita il piacere di costruire qualcosa di personale nel mondo reale. In un parco giochi l'attenzione si sposta nuovamente sul divertimento spontaneo, invece che su obiettivi e imposizioni aziendali. Purtroppo, una nuova delusione stava aspettando Keita al termine del progetto. A quanto pare, quando il comune di Nottingham ha ricevuto i disegni, si sono resi conto che per costruire quel progetto avrebbero dovuto spendere centinaia di migliaia di sterline. Insomma, non avevano abbastanza soldi per realizzarlo davvero. Immagino comunque che avessero anche qualche preoccupazione sulla salute di tutti i bambini che sarebbero morti sui giochi creativi immaginati da Keita Takahashi. Tornato in Giappone, Keita ha cominciato a pensare al suo futuro. Anche se il progetto del parco giochi non sarebbe mai stato realizzato, lavorare su qualcosa di diverso e interessante gli aveva dato un nuovo entusiasmo. Il problema non era quindi la sua immaginazione o cosa volesse creare. I veri limiti erano quelli di lavorare per un'azienda concentrata su profitto e omologazione del divertimento. Nell'ottobre del 2010, Keita annuncia ufficialmente di aver aperto un nuovo team indipendente insieme a sua moglie, la stessa Asuka Sakai, che aveva creato le musiche per molti giochi di Namco. Keita pensava che l'industria dei videogiochi in Giappone fosse troppo attaccata alle grandi aziende e non poteva sopravvivere come artista indipendente. L'Occidente gli sembrava un luogo migliore per lavorare in proprio e collaborare con altri team indipendenti. Lo stesso anno si è licenziato da Namco e insieme alla moglie si sono trasferiti a Vancouver, dove hanno iniziato la loro nuova vita. Il 2010 è stato un anno di grande declino economico nel mondo dei videogiochi, un mercato saturo di sparatutto in prima persona e di giochi d'azione un po' tutti uguali. Takahashi aveva immaginato uno sparatutto in soggettiva dove il giocatore diventava sempre più grande e quindi le armi diventavano troppo piccole per essere usate. A un certo punto il giocatore avrebbe dovuto prendere gli aerei o le case da lanciare addosso ai nemici. Alla fine non ha mai realizzato questa idea. Keita temeva che nel mercato videoludico di quegli anni non ci fosse spazio per il tipo di giochi che voleva creare. Per trovare la giusta strada, ha quindi cominciato diverse collaborazioni internazionali su progetti molto molto diversi tra loro. Tra le prime collaborazioni di cui abbiamo notizia, c'è un gioco chiamato Glitch, una specie di RPG online in cui dovevi aiutare gli altri giocatori a raccogliere materiali e costruire il suo mondo. La compagnia che stava lavorando sul gioco era proprio situata a Vancouver, però non ho ben capito se Keita si sia trasferito lì apposta oppure se sia stato solo un caso. Takahashi ha fatto da consulente per il gioco nel 2011, aiutando il team a migliorare alcuni aspetti di stile e gameplay, però senza molto successo. Questo gioco era strutturato come un casual game manageriale, molto lento e poco interattivo. Non ci è voluto molto tempo prima di vederlo fallire per mancanza di interesse da parte dei giocatori. Glitch era sicuramente un progetto molto molto lontano dal divertimento immediato in stile Keita.
Nel 2012 ha poi collaborato con un collettivo di New York che organizza eventi e mostre videoludiche, realizzando nuovi modi di pensare e giocare vecchi classici. Ad esempio c'era una versione di Pac-Man proiettata su tutti i muri e sul soffitto della stanza, e il giocatore doveva girarsi fisicamente e alzare il collo per vedere come muoversi nel labirinto. Un'altra idea era un classico shoot 'em up orizzontale, però invece di vedere scorrere lo schermo, il livello continuava su altri televisori che erano sparsi per tutto il locale. In pratica i giocatori dovevano spostarsi da una parte all'altra, evitando le persone e degli ostacoli, per riuscire poi a vedere la loro astronave e arrivare fino alla fine del gioco. Kate ha potuto così sperimentare nuovi modi per controllare un videogioco, partendo da sistemi molto semplici e mischiando poi a piacere gli spazi virtuali con quelli reali. Prima di trasferirsi a Vancouver, Keita non parlava neanche l'inglese. Puoi quindi immaginare che non sia stato facile per lui vivere e lavorare fuori dal Giappone. Grazie anche alle conoscenze che si era fatto durante le sue conferenze internazionali, Keita ha comunque trovato il supporto e l'interesse di tanti colleghi del mercato indipendente. Nel 2013 ha lavorato su un gioco chiamato Tenia Wania Teens, insieme al collettivo Wild Rampus, praticamente un gruppo di ragazzi inglesi che organizza serate multiplayer con giochi sperimentali. Tenia è una specie di WarioWare da giocare uno contro uno. Si usano due ragazzini che imparano delle azioni tipo dire ti amo alla ragazzina che ti piace oppure pisciare contro un albero. Poi il livello si muove di continuo e devi riuscire a usare queste azioni al momento giusto. Il gioco è gestito da un controller con 16 bottoni che si illuminano di colori diversi man mano che impari le diverse azioni. Puoi immaginare quanto possa diventare frenetico e demenziale il gioco quando per sbaglio pisci addosso alla ragazzina oppure dici ti amo a qualche albero. Non manca naturalmente il caratteristico character design di Takahashi, che lo rende un'esperienza divertente da vedere anche per chi non ci sta giocando. Un altro esperimento tra multiplayer e controlli inusuali si chiama Alphabet. È un gioco di corse a scorrimento laterale dove ogni giocatore usa una sola lettera della tastiera per muovere il suo personaggio. Fino a 26 giocatori possono giocare insieme, praticamente uno per ogni lettera dell'alfabeto. Alphabet è stato sviluppato con Adam Saltzman, che è uno sviluppatore che aveva già lavorato su Canabalt e negli ultimi anni ha collaborato anche a giochi come Night in the Woods e Tunic. Alphabet era stato sviluppato per una campagna di raccolta fondi per il Los Angeles Game Space, un collettivo che creava spazi dedicati all'arte e ai videogiochi indipendenti. Era un'altra prova di come Keita si stesse impegnando per conoscere sempre più persone vicine alla sua filosofia di vita e anche di partecipare a nuove esperienze al di fuori del mercato videoludico più tradizionale. Nel 2014 Takahashi ha contribuito anche ai titoli di coda di Ho-Okum, un gioco molto fantasioso e colorato uscito solo su PlayStation Store. Keita ha disegnato le immagini che si vedono nel finale e ha dato una mano agli sviluppatori come playtester. Nel gioco usi una specie di drago volante stilizzato. Voli a piacere nei livelli e interagisci con lo scenario e i personaggi per aiutarli a risolvere dei piccoli enigmi. Ho-Okum ha uno stile originale che in qualche modo si avvicina sia ai giochi di Takahashi che agli altri progetti pubblicati da Sony come LocoRoco e Patapon. Nello stesso periodo Takahashi stava anche iniziando a collaborare con Robin Anik, una designer che aveva lavorato su progetti come Boom Blocks e Journey. Nel 2013 Robin aveva fondato il team Funomena a San Francisco, insieme a Martin Middleton, un altro sviluppatore che aveva già lavorato su Journey e Flower. Funomena è stato aperto proprio per sviluppare giochi originali e dare la possibilità a designer creativi di trovare un ambiente libero in cui aprire la propria immaginazione. La proposta di Robin di sostenere Takahashi per sviluppare il gioco dei suoi sogni lo ha convinto quindi a trasferirsi con tutta la famiglia da Vancouver a San Francisco. Nel frattempo Keita era diventato padre di due figli, che sono diventati una delle sue principali ispirazioni e divertimento quotidiano.
Un giorno stava costruendo con loro una torre usando dei blocchi di legno, però i suoi figli si divertivano di più a distruggerla e a ridere nel vedere tutti i pezzi che cadevano in una esplosione di rumore. È proprio in quel momento che ha avuto l'idea di creare il suo ultimo gioco, Wattam. Mentre sto lavorando su questo video, dovrebbe mancare poco all'uscita di Wattam. Se mantiene le promesse, sarà uno dei pochi giochi che ci tengo molto a comprare subito all'uscita, per supportare il lavoro di Keita e Funomena. Mi sembra un bel concentrato di tutto lo stile e l'umorismo di Takahashi. Nel gioco prendi per mano tanti personaggi e oggetti strani, e poi organizzi delle esplosioni sempre più grandi per lanciarli verso il sole. Per Keita, Wattam è un modo per mostrare la bellezza che si può trovare nelle piccole cose di ogni giorno. Oltre al divertimento dei figli per la distruzione delle torri, ricorda di come rimase impressionato dalla multietnia di Vancouver quando si trasferì dal Giappone. Tutte queste persone provenienti da zone diverse del mondo potevano parlare tra di loro in inglese per capirsi e lavorare insieme. In parallelo, per Keita il mondo continua a essere un luogo oscuro, pieno di guerre e conflitti nati proprio dalle differenze dell'uomo. Wattam vorrebbe mostrare un mondo diverso, dove personaggi di ogni tipo comunicano e collaborano per un obiettivo comune. Praticamente delle esplosioni di allegria per contrastare le esplosioni reali di guerre e terrorismo. Il gameplay è incentrato su una serie di situazioni strambe e piccoli enigmi personali. Ad esempio, se prendi per mano una nuvola, puoi far piovere sul prato così crescono dei fiori. In un demo del gioco dovevi aiutare un palloncino con le vertigini a vincere la sua paura dell'altezza, così lo potevi poi usare per volare verso il cielo e recuperare degli altri oggetti. Si vede anche un cuscino che, se viene toccato, fa addormentare gli altri personaggi. Probabilmente nel gioco dovrai trovare un modo per guarirlo da questa maledizione per farlo poi unire al gruppo di amici. Ci sarà anche una modalità cooperativa per risolvere gli enigmi o creare situazioni folli in modalità multiplayer. Sembra che Sony abbia abbandonato il progetto dopo l'entusiasmo iniziale, forse per i lunghi tempi di sviluppo decisi da Funomena. Il team infatti è convinto che la qualità della vita degli sviluppatori sia altrettanto importante della qualità di un gioco. Per questo motivo sono contrario a lavorare centinaia e centinaia di ore straordinarie ogni mese solo per pubblicare prima un loro progetto. Keita è rimasto deluso dall'abbandono di Sony, però Wattam è un gioco importante per il loro team e per fortuna è arrivata Annapurna Interactive a fare da nuovo publisher. Alla fine il gioco sarà pubblicato anche su Steam, oltre che su PlayStation 4. Se anche tu ami i giochi originali e vuoi supportare un designer creativo come Keita Takahashi, considera di comprare Wattam appena esce, per aiutarlo a non fallire e a dimostrare che progetti di questo tipo hanno ancora un futuro. Visti i problemi passati con Namco, credo che non sia un caso se il cattivo della storia di Wattam abbia un profilo che ricorda molto quello del protagonista di Katamari. Wattam era stato mostrato per la prima volta nel 2014 e ha dovuto aspettare più di 5 anni prima di essere pubblicato. Nel frattempo Keita e Funomena hanno collaborato anche su un altro progetto sperimentale usando la realtà aumentata, un gioco per smartphone chiamato World. Praticamente è una specie di simulatore della mente di Keita Takahashi. Osservando la stanza che ti circonda, usando la telecamera di un cellulare che supporta la tecnologia Tango, comincerai a vedere degli strani personaggi e oggetti con cui interagire. Ad esempio, puoi piantare dei semi sul tavolo della tua cucina per poi bagnarli con una nuvola attaccata al tuo soffitto. Poi magari cominci a pescare dentro uno stagno apparso nella tua camera da letto, oppure trovi degli UFO che volano sopra il tuo gabinetto in bagno. Lo scopo del gioco è quello di aiutare un piccolo esploratore alieno a incontrare nuovi amici e trovare un modo per tornare a casa sul suo pianeta. Purtroppo il loro esperimento di realtà aumentata non ha avuto molto successo, anche per colpa della poca diffusione dei dispositivi compatibili con Tango. Vedendo i dati da Google Play, sembra che lo abbiano giocato meno di 5.000 persone in tutto il mondo.
Kei Takahashi è sicuramente uno dei game designer che rispetto di più, sia per i momenti fantastici che ho vissuto con i suoi giochi, sia per la sua decisione di non accettare compromessi che vadano contro la sua immaginazione e voglia di creare qualcosa di nuovo. Molti altri game designer avrebbero semplicemente continuato a sfornare seguiti dei seguiti dei loro giochi fino alla disperazione. Uno dei consigli più belli che ci ha dato Keita durante un'intervista è che secondo lui i bambini non dovrebbero giocare troppo con i videogiochi. Quando si è piccoli vale la pena dedicarsi all'esplorazione del mondo che sta fuori, giocando nei boschi o nelle strade del proprio paese. Poi quando si diventa adulti si può riscoprire tutta la meraviglia del gioco all'interno dei mondi digitali, che acquistano nuovo valore grazie all'osservazione del mondo reale. Insomma, dovrebbero essere gli adulti a giocare di più ai videogiochi rispetto ai bambini. Purtroppo molti adulti perdono il piacere di giocare e spesso sono troppo impegnati tra lavoro e doveri sociali per ricordarsi come ci si diverte con un po' di tempo libero e immaginazione. Se hai trovato degli spunti interessanti in questa storia videoludica che ti ho appena raccontato, allora puoi ringraziare i ragazzi e le ragazze che aiutano Gekigemu su Patreon. I canali YouTube più famosi ricevono soldi dalla pubblicità o dalle collaborazioni con le aziende. Invece un progetto di nicchia come Gekigemu, dedicato a videogiochi e manga dimenticati, può continuare solo con il supporto di altri appassionati. Se anche tu hai voglia di aiutarmi, puoi leggere come fare nella pagina di Gekigemu su Patreon. A presto e grazie per il supporto.